La cosa che abbiamo subito chiarito con Di Pietro ed è interessante, Di Pietro non è a favore di questo accordo italo-francese per costruire quattro centrali nucleari di terza generazione perché dice non sappiamo come smaltire le scorie, il nucleare è una bomba a scoppio ritardato, cioè entrerà in funzione fra molto molto tempo, invece dovremmo insistere di più sulle energie alternative. Quindi un Di Pietro ecologista che sta con Obama da questo punto di vista. Sono molto orgoglioso di stare con Obama, ma non mi metta troppo sul piedistallo. Voglio dire soltanto questo, che le centrali nucleari di terza generazione sono quelle di 30 anni fa, quelle che già 30 anni fa si dovevano fare e che se fossero state fatte servivano a qualche cosa. Oggi c'è una tecnologia che si chiama di quarta generazione post-nucleare su cui si sta facendo delle sperimentazioni che anche l'Italia partecipa. Oggi fare le centrali nucleari vuol dire comunque arrivare ad una soluzione che non arriverà prima del 2050, quando già Cioè ci gli impianti saranno. saranno costruiti dal 2020, ha detto Berlusconi. Questo l'ha detto lui. Poi bisogna andare a trovare il sito, bisogna andare a mettere d'accordo le popolazioni, bisogna sapere dove mettere le scorie, che piaccia o non piaccia, siccome in natura nulla si crea e nulla si distrugge, da qualche parte queste scorie, che sono radioattive e durano migliaia di anni e faranno morire un sacco di persone, piaccia o non piaccia, un posto bisogna trovarla e voglio vedere chi lo vuole sotto casa sua. E allora fare tutto questo investimento, sprecare tutti questi soldi, mettere a rischio la salute e l'ambiente del nostro paese per arrivare ad una centrale nucleare già obsoleta nel 2050, perché la terza generazione è di 50 anni fa, e arrivarci quando già la scienza, la tecnologia ha inventato altre. Ha portato a termine altre soluzioni perché si sta ottimizzando l'energia solare, l'energia eolica, l'energia delle biomasse, si sta portando a conclusione delle soluzioni per trovare energie alternative senza inquinare e con minor dispendio di energie. Per questa ragione, a me pare inopportuno, dispendioso, pericoloso, ambientalmente distruttivo, sul piano, diciamo così, della salute, una bomba a orologeria, altro che bomba nucleare.